Ciao a tutti e bentrovati. Bentornati a queste lezioni su Nuke, questa sarà la quinta. Scusate se sono stato assente per un lungo periodo, ma sono stato molto occupato, poi ho cominciato a ricevere mail e messaggi di persone che chiedevano di continuare questa serie, quindi eccomi qua. Oggi avremo un approccio un po' più pratico rispetto alle lezioni più teoriche che abbiamo fatto negli scorsi appuntamenti. Quindi cominciamo a muovere i primi passi nel mondo dei teamplates e del prep. Cominciamo con uno shot molto semplice. Comando in play. Come vedete è un time lapse, camera fissa, su un incrocio con queste automobili e passanti che passano. Il nostro obiettivo per oggi sarà quello di ripulire questo plate dalle automobili e dai passanti. Quando è che può venire utile questa operazione? Beh, mettiamo il caso che abbiamo trovato questa inquadratura che ci piace molto, però appunto c'è troppo traffico, non vogliamo un timelapse, vogliamo inserire il nostro robottone, la nostra esplosione. Quindi vogliamo rimuovere tutti gli elementi esterni che non ci servono, ok? Potremmo per esempio decidere di tenere un taxi e cancellare tutti gli altri, tenere un passante, rimuovere il resto, togliere il semaforo, fare qualsiasi operazione che vogliamo. Perché dico che si tratta di un'introduzione? Beh, perché questo è uno shot estremamente semplice, dove non abbiamo problemi di movimenti di camera, ok? Quindi è molto facile mostrare le tecniche in modo che comprendiate la base tecnica di questa operazione. Dopodiché, quando faremo la lezione del tracking, vedrete che mettere insieme questo sistema più il tracking sarà veramente semplice. Ok, cominciamo. Per prima cosa, ricordate, dobbiamo settare i nostri project settings, quindi assicuriamoci di avere un formato HD 1920x1080 come questo footage. Il footage l'ho caricato su uno spazio online, il link è fornito sotto il video di YouTube, quindi potete scaricare una sequenza di PNG, pesa circa 800 MB. Frame range da 1 a 269, che è esattamente il frame range della nostra key. Questo è molto importante perché useremo dei roto, i roto devono essere della stessa dimensione del nostro plate. Ok, ho detto nel video che sto caricando questo file sull'FTP, ma sto avendo dei problemi, quindi vi faccio vedere direttamente da dove scaricarlo. Tra l'altro ci sono un sacco di stock footage free su questo sito che possono venirvi utili, e vi mostrerò come convertirlo per lavorare tranquillamente sul mio. Allora, il sito è questo, stockfootageforfree.com, e questo è il nome del file, lo trovate qua da qualche parte. Potete scaricarlo, 1920x1080, 30 frame al secondo, ed è in MOVE però. Ok? Quindi quando lavoriamo su Nuke cerchiamo di lavorare in sequenze di foto. Quindi l'altro software che vi consiglio di scaricare si chiama Super Video Converter. So che è un nome che sembra una truffa, in realtà è il migliore, a mio avviso. È un po' difficile da scaricare perché, non fatevi fregare da questo, andate sul primo link, perché il download sembra una pubblicità truffaldina, invece questo è esattamente quello che dovete scaricare, scegliete la vostra versione, e attenzione perché quando lo installate vi chiederà di installare dei software aggiuntivi tipo barre per il vostro browser e cazzate del genere, ovviamente skippatele. E questo è il software. Ma ce l'ho già. L'interfaccia è estremamente semplice, ma funziona perfettamente. Quindi voi prendete il vostro file. Ok, già aperto. Prendete il vostro file, assicuratevi che sia attivo, con Output File Saving Management toglietela la spunta qui, in modo che potete scegliere
scegliere in quale cartella salvare il file. Mettete Sequence of Images, scegliete JPEG o PNG, PNG preferibile, e qui mettete No Change, quindi il video rimane inalterato, questo è il numero di fotogrammi. Se poi sapete quello che state facendo, andate a modificarvi pure altri parametri nel caso abbiate bisogno. Ma una volta fatto questo, cliccate su Encode. Una volta che l'encode è finito, potete caricare il vostro file su Mac. Ecco, adesso mi è partito Flux. Se voi avete sistemi simili che adeguano la luminosità dello schermo basandosi sulla vostra posizione al momento, ricordatevi di disabilitarlo ogni volta che lavorate su video o cose che sono sensibili alla qualità del colore. Bene, il sistema che useremo è un sistema estremamente utilizzato e molto semplice. Si tratta infatti di andare a trovare all'interno del filmato delle zone pulite, ok? Dove non abbiamo per esempio il passante, dove non abbiamo la macchina. Prendere quel fotogramma, fermarlo, ritagliare l'area che ci interessa e poi appiccicare quel fotogramma fermato sopra tutto il resto. Ok? Come vedrete incontreremo qualche difficoltà che appunto discuteremo, per esempio la grana. Ma cominciamo a vedere il sistema. Allora, come vedete qui ho creato un piccolo impiantino, ok? Questo impiantino cosa fa? Esattamente quello che ho detto. Frame hold, quindi blocca il frame, in questo caso ho scelto il frame numero 14, che è questo. Ok, come vedete ho un'ottima patch, si chiamano patch, del centro dell'incrocio, del quale ho fatto un roto. Ok? Questo roto viene copiato, il canale alfa del roto viene copiato all'interno del frame hold e viene premoltiplicato per ottenere questo risultato. Il risultato viene mergiato sopra l'immagine iniziale. Ok, quindi questo fotogramma ovviamente è identico, ma spostandoci avanti vedete che continuiamo ad avere la patch che abbiamo estratto dal fotogramma 14, okay? Questo ci sta togliendo intanto un pochino di cose, c'è tantissimo lavoro da fare, come vedete qua ci sono dei cambiamenti, e anche qui di ombre, ma cominciamo definendo un set delle zone libere. Togliamo quindi tutte le automobili, togliamo tutti i passanti e poi dopo ci occuperemo del color matching, ok? Adesso rifarò questo in modo che vedete esattamente tutti i passaggi. Quindi per prima cosa abbiamo il nostro plate. Mi prendo un bel frame hold che di default è settato a fotogramma 0 e lo setto a fotogramma 14. Ok, quindi se guardiamo questo, vedete che qualsiasi fotogramma mi muovo, ok, ho frizzato il plate. Quindi torniamo un attimo al nostro fotogramma, c'è un roto, andiamo sempre in una porzione, possiamo includere o escludere il semaforo, adesso vediamo un po' cosa succede, comunque mal che vada modificheremo questo roto. Quindi abbiamo il nostro alfa, copiamo, ok, quindi adesso abbiamo alfa, dopodiché premoltiplichiamo ed ecco la nostra faccettina e andiamo a mergiare. Plate. Quindi adesso andando in play vedete che abbiamo lo stesso risultato che vi ho mostrato prima. Ne faccio un'altra di queste qua in modo che
e faccio vedere come strutturare il template, lo script. E questo qua è molto utile per molte operazioni di template. Prendiamo per esempio qua, con le strisce completamente libere. Questo tizio non si sposta. Va bene, questo è un'anzitrama di 28. Ok, come vedete questo è il nostro script che continuerà a essere replicato fin tanto che ne avremo bisogno. Adesso abbiamo due patch, ok, c'è un piccolo buco qua che possiamo pezzare con calma. Non farò tutto lo shot, vi lascio il divertimento, ma vi farò vedere tutti gli strumenti di cui avete bisogno per completare lo shot. Allora, andiamo a vedere un primo problema tecnico, ovvero la grana. Come vedete, c'è un motivo per cui le patch sembrano patch e si vedono. Uno di questi è il cambio di colore tra la patch e il plate adiacente, ma l'altro è la grana. Come vedete, la grana di questa patch non si sta muovendo. Perché? Perché deriva da un frame hold. Il frame hold sta tenendo fermo quel frame, come dice il nome. Quindi la grana è immobile, mentre la grana circostante continua a muoversi. Ok? E questo rende molto evidente lo stacco, okay? Insieme al fatto di colore. Come aggirare questo problema? Beh, il sistema utilizzato è questo: si rimuove la grana da tutto il footage, si lavora su una plate senza grana. Quando abbiamo finito, ricostruiamo la stessa identica grana che abbiamo rimosso alla fine. Ok? Questo darà una grana unica a tutto il plate, in modo che non ci saranno patch dove la grana è fissa e che quindi sveleranno il trucco. Per fare questo, abbiamo bisogno del denoise. Ok? Denoise. Prende come input una source, okay, che sarà in questo caso il nostro plate, e poi possiamo dare come input una mappatura di noise, ma in questo caso noi non l'abbiamo, quindi dobbiamo semplicemente togliere questo, dire al nodo di trovare la grana e rimuoverla. Come fa il nodo a trovare la grana? Con quest'area, ok? Questa è un'area che ci permette di analizzare la grana, ok? La grana che passa in quest'area verrà analizzata e l'algoritmo la rimuoverà. Bisogna trovare un punto buono in cui posizionare questo quadrato, quest'area. E qui ho scelto questo. Il motivo è perché non ci passano né pedoni né macchine, quindi non viene influenzato da altri colori, altre gradazioni, ma ha un tono di grana costante. Quindi ho deciso di metterlo qua. Provate, vedete, magari ci sono posti migliori. Mi piacerebbe molto riuscire a metterlo qui, però questa zona viene sempre contaminata, diciamo, da altri colori. Vediamo un po' il risultato. Questo è prima e questo è dopo. Ok, come vedete abbiamo fatto un buon lavoro. La cosa a cui dovete fare attenzione è a non mangiare troppi dettagli. Ok?
ce ne possiamo un po' fregare qua delle macchine perché tanto andiamo a rimuoverle, però vediamo per esempio queste sporcature sulle strisce, però mi sembra accettabile, non mi sembra che stiamo mangiando troppi dettagli. Ok, andata per questi settaggi. Con il nostro denoise attivato, ok, dovete fare attenzione perché i frame che fermate devono derivare dal denoise e devono essere rimessi sopra alla plate col denoise. Okay, non vogliamo avere nessun tipo di rumore per ora, andremo a inserirlo noi alla fine. Mando il play ovviamente un po' più lento, ma abbiamo attenuato parecchio il problema grana. Okay? Ci sono ancora dei problemi col colore, potremmo forse lavorare ancora un po' meglio con la grana. Adesso proviamo a fare il color matching e vedere se abbiamo un risultato soddisfacente, altrimenti andremo a elaborare meglio la grana. Ok, dunque, come vedete qui ho fatto una parte del template. Qualche consiglio su come effettuare i roto. Allora, per esempio, questi sono due roto che ho preso. Ok, questi qua sono due esempi su come farli così così, nel senso che questa è una zona molto ghiotta perché non c'era nessuno, loro l'ho tagliata tutta. Vedete in come in qualche maniera è buono, però non l'ho fatto, cercare di seguire le linee naturali del paesaggio. Okay? Per esempio mi fermo prima di questa striscia, cerco di non tagliarla esattamente così. Okay? Cerco di fare il mio intervento il più naturale possibile. Qui in realtà non l'ho fatto, per esempio questo andrebbe tenuto qui all'interno delle strisce. Questo perché? Perché quando ci sarà lo stacco di colore tra una patch presa in un fotogramma e una patch presa in un'altra, che per quanto minimo dovremmo correggere, sarà più facile se questo stacco è già naturalmente coperto dalle geometrie del luogo. Ecco, per esempio questo è più dignitoso, vedete? Cerco di non rompere le geometrie. Qui, questa pezzettina, quest'altra pezzettina qui, niente di incredibile. Però come vedete, vagamente funziona e abbiamo adesso il problema del collo. Ok, lo mando in play un attimo. Da ritoccare qua, mi è sfuggito. Però io credo che il concetto sia chiaro. Allora, una volta che avrete ricoperto tutta la superficie di patch, avrete il problema che appunto alcune patch come questa hanno una tonalità decisamente diversa da altre patch come quest'altra. E questo è un problema perché fa fallire completamente lo shot. Se uno guarda questo dice che cazzo è. Quindi dobbiamo cercare di ovviare a questo problema. La prima cosa da fare è uniformare i colori. Quindi noi prenderemo una patch che solitamente per comodità è quella più grande, e quella patch sarà la nostra patch principale alla quale uniformeremo le altre. Ok? Quindi abbiamo una patch che è il nostro riferimento a livello di colore. Dopodiché, se ci sono ombre o luci che vogliamo inserire, questo verrà fatto successivamente. Ok? Noi vogliamo arrivare a un plate uniforme. Ok? E dopodiché reintegreremo le cose che ci servono, che vogliamo mantenere di questo plate. Per esempio, qui abbiamo le ombre delle macchine che si muovono. Siccome abbiamo rimosso le macchine, ce ne freghiamo anche delle ombre. Però, se per esempio andiamo a inserire il nostro robottone, avremo bisogno di inserire l'ombra del nostro robottone insieme al modello. Quindi andiamo a evidenziare la patch più grande, che io credo sia questa.
Ah, un altro piccolo trucchetto. Come vedete, questo è il fotogramma 31, questo è il fotogramma 29. Questa patch e questa patch funzionano molto bene insieme, naturalmente. Ok? Cioè, praticamente quasi non bisogna intervenire. E questo è il motivo è perché le ho prese due fotogrammi molto vicini. Se potete, radunate cose da fotogrammi vicini, perché molto probabilmente hanno un cambio di luce inferiore. E in un timelapse, questi 269 frame in realtà non sono 10 secondi, ma sono stati registrati in un periodo più lungo, quindi ci sono molte più probabilità che la luce cambi da fotogramma 1 a fotogramma 200. Quindi se potete cercate di rimanere all'interno di un raggio, di un range di fotogrammi limitato. Ok, prendiamo per esempio questa patch che mi piace e questa patch sarà la nostra patch principale. Cominciamo facendo una correzione alla patch più evidente, che è questa. Tutte le correzioni di colore si fanno prima di premoltiplicare e facciamo con un nodo grade, per cui la scorciatoia è G. Adesso vi mostrerò questa tecnica che si usa per il color grading. In realtà non è il caso perfetto per mostrare questa tecnica perché si chiama channel by channel color matching, quindi andiamo a matchare i tre canali indipendentemente, prima il rosso, poi il verde, poi il blu. In questo caso abbiamo due tonalità sul grigio, quindi avranno dei valori di RGB molto simili, però è una tecnica che è estremamente importante e potente. Allora, mi muovo prima di tutto sul canale rosso, prima. Ok. E qui, come vedete, ho questo 4. Questo 4 significa che io posso controllare il canale rosso, verde, blu o alfa indipendentemente. Ok? Quindi vado a cambiare il mio punto di nero e il mio punto di bianco. Vediamo cosa succede cliccando questo, ok? Vedete cosa succede? Stiamo cambiando il colore del plate. Adesso questo è un intervento troppo estremo, andiamo più di fino. Ok, qua abbiamo un matching sul canale rosso, mi piace, non si vedrà lo spacco. In più, una cosa importante, come avete notato, ho lasciato tutte le roto solide, non c'è nessun blur. In questo modo è molto più facile vedere gli stacchinetti. Quindi quello che faremo è matchiamo, grazie allo stacconetto, il più accuratamente possibile. Dopo, quando aggiungeremo lo sfumatura, lo stacco verrà nascosto ulteriormente. Però quando facciamo il color matching vogliamo vedere, vogliamo essere impietosi, vogliamo vedere lo stacco. Cambio sul canale green. Prendiamo qui e vado sul canale blu ultimo. Ed eccoci qui. Quando torno al mio RGB, come vedete, abbiamo matchato le due parti. Tolgo il grade, ok, con e senza ecco. Questo è un sistema fantastico, funziona benissimo. Adesso qui si è venuto particolarmente bene, non vedo nessuno stacco. Nel caso dovessimo vedere uno stacco ancora, dopo svariati tentativi, possiamo con il feather del roto sfumare leggermente gli edge in modo che una patch sfumi dentro l'altra. Ad esempio, vi faccio vedere, se noi prendiamo questa patch, nella quale abbiamo uno stacco estremamente netto, se noi già aggiungiamo un blur, non lo fate, però fate il color matching, però vi faccio vedere che se noi già aggiungiamo un piccolo blur, ok, già la situazione migliora, ok, è una cosa che non si fa, nel senso che prima facciamo il color matching, poi se abbiamo bisogno di un blur
perché comunque una cosa del genere non è esattamente accettabile a livello cinematografico, sicuramente no. Bene, ora l'ultimo step che ci manca è quello di aggiungere nuovamente la grana al nostro plate. Abbiamo due modi per fare questo. Il primo, diciamo che decidiamo una nuova grana, perché vogliamo dare una grana nuova a tutto il plate, altrimenti cercare di ricostruire la grana precedente, e questo è quello che si fa nei film solitamente. Per esempio, rimuovo il filo che teneva attaccato Wolverine con una bella pecettina, quella pecettina va rigranata come tutto il resto, chiaramente. Quindi guardiamo un attimo questo nodo. Il nodo si chiama grain e cosa fa? Produce grana. A questo punto faremo un'operazione estremamente simile al color matching, ovvero faremo aggiungeremo la grana su base canale per canale, ok? Quindi prendiamo il nostro footage originale con la grana, ok? Mettiamo sul visore 1, sul visore 2 mettiamo la nostra grana, mettiamo un bel wipe che ci permette di mostrare metà e metà, ok? Scegliamo un'area che ci piace, tipo questa, e possiamo vedere, anzi non questa, qualcosa di un po' più scuro, tipo qua ci piace questa pozzanghera, quello che è sarebbe perfetto, ecco qua, e cerchiamo di matchare questa grana. La cosa che consiglio è quella di fare un temporaneo buffer di qualche frame, tipo 5, ok? In questo modo possiamo caricarli in memoria e vedere la grana che si muove, ok? Come vedete adesso c'è una differenza molto, molto evidente tra la nostra e quella originale. Quindi andiamo sul canale rosso e cominciamo. Innanzitutto vorrei regolare l'intensità, perché così è veramente troppo intensa. Guardiamo, qui devo avere un colore più o meno simile, in modo che non siamo fregati dalla differenza cromatica, ma osserviamo soltanto la differenza della grana. Questo è più simile di questo. A parte questa è grana digitale, quindi è un discorso a parte, però immaginiamoci di stare lavorando a una grana cinematografica. Non faremo un lavoro perfetto, perché come vedete questi sono cubetti, mentre la mia è grana. Questo credo sia stato girato su film prima, perché intravedo una grana sotto, e poi digitalizzato ha cominciato ad avere questi artefatti. Questo è un file che è stato scaricato da internet, vi farò vedere come scaricarlo, perché purtroppo ho avuto problemi con l'FTP, quindi vi mostrerò come scaricarlo e convertirlo per lavorare su NUC. Comunque, questa è la nostra intensità, possiamo direi aumentare un pochino il size. Finché non abbiamo qualcosa che tutto sommato ci soddisfi, poi facciamo la stessa cosa per il canale verde, che credo che sia qualcosa simile. Il canale blu è sempre estremamente presente. Certo un ottimo lavoro, ma abbiamo una grana abbastanza plausibile. E soprattutto questo è il sistema per ottenerlo. Se riuscirò, e spero di riuscire, a mettere le mani su del materiale cinematografico
magari un bel 2K con grana, senza artefatti digitali, perché purtroppo per molte di queste tecniche, quando andiamo a ricercare la perfezione totale, dobbiamo anche avere comunque una buona source. Se noi lavoriamo con del materiale, con dei grossi artefatti digitali, diventa tutto estremamente più complicato. Bene, questo è tutto per oggi. Vi invito a completare lo shot, a fare attenzione ai dettagli e a spenderci, diciamo, un paio di orette forse su questo shot, per ottenere un risultato che sia veramente, veramente buono. Vi invito anche a mandarmi i vostri risultati. Siccome io ho il footage, vi consiglio di spedirmi per posta i vostri script, siccome sono pochi K, io posso linkarli direttamente al mio footage e guardare quello che avete fatto, che è sicuramente molto più agile che mandarmi i file completi renderizzati a Full HD. Detto questo, insomma, se riceverò qualcuno dei vostri progetti, potremmo commentarli insieme durante la prossima lezione. Questa è la mia mail, mi raccomando, fatene buon uso, non mi mandate cazzate, altrimenti vi blocco, e aspetto i vostri lavori.